Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, sono Paolo. Sono molto contento di essere qui oggi per parlarvi di una cosa che ormai devo dire sulla bocca di tutti, ma anche molto insidiosa, le criptovalute. Permettetemi però di iniziare facendovi qualche domanda. Potete rispondermi con una semplicissima alzata di mano. Chi di voi ha mai pensato un giorno di informarsi su cosa fosse una criptovaluta un bitcoin? Ho sentito un purtroppo in sala. <ride> Chi di voi ha mai pensato un giorno di acquistare un bitcoin o una criptovaluta? Meno mani. Chi di voi possiede già oggi un bitcoin o una criptovaluta? E le mani qua, forse la luce, sono pochissime. Il tema delle criptovalute ci dà una grandissima occasione, almeno dal mio punto di vista, di osservare, cercare di capire il backstage della finanza. Cosa c'è dietro le quinte del palcoscenico degli strumenti finanziari. Per certi versi cercare di esplorare la differenza che c'è tra la realtà apparente e quella autentica. Un po' come ci hanno insegnato tutte le novelle di Pirandello, un po' il tredunion di tutto il gli interventi del pomeriggio. Questo è il mio deposito dove detengo una quota di bitcoin. Era da tanto tempo che sentivo parlare di criptovalute e mi ero incuriosito perché apparentemente erano strumenti molto diversi da quelli che ho incontrato in ormai in più di 30 anni di lavoro in banca. Poi avevo amici, conoscenti che cominciavano a chiedermi cosa devo fare Paolo, compro, mi informo. A quel punto mi sono deciso. Ho detto, voglio approfondire. Partiamo allora dalla Genesi. I bitcoin o le criptovalute sono una moneta? Una strategia di investimento? Uno strumento finanziario per diventare ricchi in poco tempo? Andiamo per ordine. Le criptovalute sono una moneta? Se finita questa chiacchierata vi invitassi tutti, a prendere un caffè in quel bellissimo chiosco che c'è fuori di fronte al museo, per parlare se vi è piaciuto il mio incontro, se sono stato utile e volessi offrire un, pa un caffè pagando in bitcoin. Potrei? C'è qualche paese in cui potrei farlo? E per inciso, se sapete quanti caffè potrei comprare con un bitcoin, 40.000, chi mi darebbe il resto? Ora capite bene che il tema non è per nulla scontato, anche perché ci sono produttori di beni e servizi che già oggi, la mia opinione un po' anche con una logica di marketing, dichiarano di accettare già oggi in pagamento bitcoin o altri tipi di criptovalute, ma questo dipenderà molto probabilmente dall'atteggiamento che avranno le autorità di vigilanza. Anche perché, badate bene, le criptovalute per certi versi hanno preso in contropiede anche la normativa. Una cosa dal mio punto di vista è certa. I pagamenti digitali stanno sostituendo sempre di più il contante nei giovani, ma dopo il Covid non solo. Questo sicuramente è un aspetto pensando alla moneta che potrebbe accelerare la valutazione da parte degli stati di adottare monete digitali e guardate bene, non ho detto solo criptovalute. Secondo punto. Le criptovalute sono una strategia di investimento? Innanzitutto, cos'è una strategia di investimento? Qui sono molti studenti. Facciamoci aiutare da Wikipedia. In finanza, una strategia di investimento è un insieme di regole, comportamenti o procedure che guidano la selezione di un portafoglio di investimento da parte di un risparmiatore. In sostanza, come e dove investiamo i nostri soldi. Se le criptovalute sono una strategia di investimento, dipende dalle prospettive. C'è qualcuno in finanza che le sta definendo già un cosiddetto strumento alternativo, un bene rifugio alla stregua dell'oro. Ora, capite bene che definire già oggi in questo contesto affermazioni granitiche mi sembra un po' molto azzardato, anche perché pensate che Nassim Nicolás Taleb, un saggista molto esperto di analisi dei contesti di incertezza, è quello che ha declinato la teoria del cigno nero. Ha cambiato idea. Inizialmente considerava le criptovalute come un'assicurazione rispetto al governo del denaro. Poi recentemente ha detto che non valgono nulla, anzi sono uno schema Ponzi, cioè una truffa. Quindi se un saggista del professore di Cambridge, esperto, cambia idea, forse qualche domanda dovremmo farcela ancora anche noi. Terzo tema, le criptovalute sono uno strumento finanziario per guadagnare tanti soldi in poco tempo? La risposta è no. Quando noi non conosciamo le cose o le conosciamo molto poco, il rischio Nell'affrontare un acquisto, un investimento, è altissimo. Se poi chi si approccia a questi investimenti ha anche poca o scarsa competenza finanziaria, il rischio è estremamente pericoloso, anche perché creano nella testa di queste persone, l'abbiamo visto all'inizio di, di questo evento, l'illusione di guadagnare tanto in breve tempo e senza rischio. Ora, Capite bene che questa è una situazione che genera un sistema generale molto pericoloso. In più noi non abbiamo ancora certezza di quello che potrebbe succedere. Lo, 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 diciamo che lo spettro è molto ampio anche perché abbiamo chi le sta mettendo al bando, cioè le ha vietate, la Cina, e quindi ne ha zerato il valore, e chi sta cercando in qualche stato di capire se si possono introdurre come moneta nazionale. Diciamo che questo primo periodo... Questa prima fase di adolescenza o preadolescenza delle criptovalute ha avuto grandissima turbolenza. Tutto questo però ha generato un grandissimo clamore mediatico. Tant'è che a un certo punto, questo clamore mediatico, non macroeconomia, clamore mediatico, ne ha aumentato in modo incredibile il valore, anzi, ad un certo punto sembrava che questo valore fosse inarrestabile. In più ha indotto quelle persone di cui vi parlavo prima, tendenzialmente con una competenza finanziaria, faccio fatica ancora io a parlare di questi strumenti, poco presente o molto scarsa, di voler partecipare a questa festa, di essere parte di questo fenomeno. Un fenomeno che non è ancora né regolamentato né classificato. E quindi cosa genera? Genera due fenomeni. Diventano una leggenda. Oggi il Bitcoin e il Crypto, permettetemi, sono una leggenda, quantomeno nella percezione di alcuni di noi. Secondo, sono alla portata di tutti. Con un'app. L'altro giorno, mentre ero in macchina che rientravo da Milano a Reggio Emilia, le ho sentite pubblicizzate alla radio. La radio. O se no, qualche call center o su, sui nostri social che ce le propongono come se fossero l'investimento più semplice al mondo. Quindi sono alla portata di tutti. Quando. Un fenomeno economico diventa di massa, o socio-economico diventa di massa, è importante chiedersi chi ci guadagna, chi non ci guadagna, chi ci guadagna poco e soprattutto chi ci perde. La persona che vedete alla vostra sinistra nella slide credo non abbia bisogno di presentazione. L'Oin Musk, più volte è intervenuto sul tema criptovalute. L'altra persona che vedete nella slide è il mio idraulico che una mattina. Nel bar a San Polo Denza, piccolo paesino della provincia di Reggio Emilia dove io risiedo, mentre bevevo il caffè con lui, sapendo il mestiere che faccio, mi dice: Ciao Paolo, come stai? La settimana scorsa ho comprato Bitcoin. Cosa ne pensi? Io, oltre ad essere rabbrividito, ho capito che il Bitcoin stava diventando un fenomeno di massa, ma anche un problema di massa, non semplice da gestire, anche perché di fondo. Il concetto e la domanda da chiedersi è, ma chi governa veramente il bitcoin o le criptovalute? Siamo sicuri che riusciamo ad evitare una bolla speculativa? Ci siamo fatti tutte le domande affinché noi siamo in grado di fare un investimento coerente rispetto al nostro profilo di rischio o alla nostra idea? Ma torniamo al perché ho investito in bitcoin. Avevo bisogno di capire, io, anche per la mia professione, e allora ho esplorato altri tre temi. Uno, ho cercato di capire la differenza tra le varie criptovalute. Due, ho cercato di capire chi erano gli intermediari e come si negoziavano. Tre, qual era la tecnologia a sostegno? La blockchain. Forse la blockchain è la novità più grande, ma torniamo sempre al tema. Che cos'è la blockchain? Facciamoci aiutare sempre da Wikipedia. La blockchain, letteralmente catena di blocchi, è una struttura condivisa, è immutabile. Vuol dire che non può mai più cambiare nel tempo è definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati in ordine, sono immutabili e cronologicamente definite, la cui integrità è garantita dall'uso della criptografia. Quindi di fatto la blockchain è lo strumento che permette alla criptovaluta di vivere. In che modo? In modo decentralizzato. Decentralizzato significa che negli scambi non c'è un intermediario, banche ad esempio. Significa che non c'è ancora un ente, la Banca Centrale Europea o la Fed Americana, che possano regolamentare la negoziazione o la diffusione di queste monete. Capite che è uno scenario molto disruptive, soprattutto per il mondo della finanza, il mio. Ecco, ma siamo sicuri che non avere enti che regolano... E monitorano questo fenomeno sia una cosa buona? Whatever it takes, molto probabilmente la conoscete. Questa è la frase che ha pronunciato l'attuale nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, allora nel 2012, presidente della BCE. E vi sembrerà strano, ma questa frase ha salvato l'Italia se non dal fallimento del commissariamento. Ora capite bene che l'intervento o la gestione di un ente che possa indirizzare comportamenti da questo punto di vista, per alcuni è molto importante, per altri è la limitazione della libertà individuale economica. E come sempre siamo a costi e benefici. Dobbiamo decidere qual è il costo e qual è il beneficio e quale prevale. Come sempre capire qual è la realtà apparente rispetto a quella autentica. Vado in conclusione, l'ultima parte della mia analisi, della mia ricerca, si è concentrata su come acquistare bitcoin e dove metterli, no? Perché qualcuno dice te li porti a casa, te li metti in garage. Il fai-da-te anche in questo caso è pericolosissimo. Allora eh, ho, ho scoperto che la garanzia di possesso di una criptovaluta si basa su una coppia di chiavi, una pubblica e una privata, laddove quella privata è esclusivo Possesso del singolo. Se il singolo se la dimentica in un momento di amnesia o un hacker informatico ve la ruba, il giorno dopo voi avete zero. Capite bene quanto è importante informarsi bene. Ed è per questo che io alla fine torno all'inizio, ho deciso di investire con un castodio, non con un wallet. Molto probabilmente tutti quelli che hanno comprato. Bitcoin in questa sala l'hanno fatto tramite conio o qualcosa del genere. C'è molta diversità tra un wallet e un custode. Bene, andiamo verso la conclusione. Quindi, ste benedette criptovalute, le compriamo o no? Ci investiamo o no? Se e solo se siamo in grado di capirne e sopportarne i rischi. Si chiama educazione finanziaria. In altre parole se abbiamo la consapevolezza di ciò che facciamo, se passiamo dal palcoscenico dei facili guadagni alla realtà autentica di un nuovo strumento, le criptovalute. Torno, saliamo sul palcoscenico delle criptovalute, ci stiamo alla larga. Dipende dalla consapevolezza con cui affrontate la scelta. Così è, se vi pare. Grazie mille.